per avermi invitato e sono molto contenta finalmente di poter ringraziare ufficialmente la WISP nazionale e la WISP di Brescia, perché alla fine del 2019, a seguito di una richiesta di aiuto da parte della Casa Circondariale di Brescia, che necessitava della ripavimentazione della palestra dell'istituto, che era veramente deteriorata e costituiva un pericolo per gli stessi detenuti e per la loro sicurezza, hanno tempestivamente ed immediatamente accolto questa richiesta. Grazie anche all'Ecopneus, la società che ha fornito il materiale con cui è stata pavimentata la palestra, che tra l'altro è un materiale di risulta in quanto riciclato da copertoni di autovetture. Quindi un valore aggiunto in più perché porta ai detenuti anche il messaggio dell'importanza dell'attenzione al clima e al riciclo dei rifiuti, oltre che un segnale di attenzione e di sensibilità enorme da parte di WISP, con cui abbiamo da decenni una convenzione attiva che consente ai detenuti, grazie all'ausilio del personale e dei collaboratori della WISP, di organizzare molteplici attività, a iniziare da tornei di calcio, pallavolo e la corsa podistica del Vivi Città. Grazie a tutti. Un caro saluto a tutte e a tutti dal Comitato WISP di Brescia e un grande ringraziamento al direttore generale e all'intero staff del consorzio Ecopneus, il principale operatore in Italia nella gestione dei PFU, i pneumatici fuori uso. L'WISP sul nostro territorio è da sempre attenta a promuovere attività tenendo alta l'attenzione sulle tematiche della sostenibilità ambientale di eventi, iniziative, nonché degli impianti e degli spazi in cui far praticare l'attività sportiva per tutti. Nel 2019, anno in cui abbiamo ospitato una delle tappe del grande viaggio insieme a Conad, ci era stata donata una pavimentazione antitrauma realizzata con la gomma riciclata ricavata dagli pneumatici fuori uso. Proprio grazie alla sensibilità di Ecopneus siamo riusciti ad avere la disponibilità di un'ulteriore pavimentazione, per andare a ripavimentare l'intera area di 120 metri quadrati della palestra polifunzionale della Casa Circondariale di Brescia, dove il nostro comitato, da 36 anni, interviene col progetto Carceri. L'importante supporto di Ecopneus ha consentito di riqualificare in chiave sostenibile la palestra, offrendo alle persone recluse la possibilità di poter praticare sport e di poterlo fare in sicurezza. Un intervento che evidenzia l'importanza di una sinergia che per l'WISP significa mettere in relazione le proprie attività con i vantaggi dell'economia circolare e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Lo sport sociale dell'WISP rappresenta così un contributo concreto al miglioramento della qualità della vita di tutti, nessuno escluso, e dell'ambiente.